agli interventi di fine seduta. Lascio la parola alla senatrice Sironi sulla giornata mondiale dell'acqua. A lei la parola. Grazie Presidente. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua, che è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. E quest'anno il tema è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. E quindi il messaggio è ridurre gli sprechi e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da ormai 2 anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità e sul nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse. Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema: l'acqua con il suolo con le piante con l'aria e l'aria con il suolo. E occorre comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre. Come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi se manca l'acqua è anche perché... Scusi senatrice se la interrompo. Colleghi, potete uscire dall'aula un secondo? Perché almeno lasciate parlare la collega, grazie. Proseguo? Grazie. Quindi il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. E se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli che potrebbero trattenerla, perché consumiamo il suolo alterando il ciclo delle acque con tutti i danni che ne seguono, perché siamo pervicacemente fissati su agricolture intensive non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre dunque avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto. Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua fino a 4-5 volte di meno, e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco che approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50% della pioggia si infiltra solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infiltra scende giù in falda e un'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo, che dobbiamo pensare come una grande cisterna che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante. Quindi anche quando non piove, soprattutto quando non piove, e tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se invece cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente. E se la pioggia sarà intensa e breve, rischiamo pure di fare gravi danni. Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri di acqua, ovvero 150 tir di bottiglie di acqua. Quindi sono buone ragioni per parlare proprio nella giornata mondiale dell'acqua dell'azzeramento ora del consumo di suolo. La giornata dell'acqua non serve per invocare la pioggia, ma per capire che la politica deve darsi da fare per avviare i necessari cambiamenti radicali. Grazie. Grazie, senatrice.